Diciamo che le vendite di Papa Ratzinger non sono né aumentate né diminuite, perché noi lo vendiamo tutto l'anno, ce l'abbiamo qui essendo stato Papa Emerito. Diciamo che gadget, souvenir e quant'altro, i rosari ce l'abbiamo tutto l'anno, ma non sono né aumentate né diminuite. Giovanni Paolo II ancora oggi è il Papa più venduto. Papa Francesco si vende perché è il Papa attuale, ma Papa Ratzinger, insomma, abbiamo sempre una nicchietta di in negozio dove ci sono delle medagliette, portachiavi, qualcosa si vende, comunque non c'ha quella valenza commerciale come può essere un Giovanni Paolo II. Chi compra più souvenir, gli italiani o gli stranieri? Stranieri, specialmente provenienti dalle Filippine, dal Sud America, Messico, Colombia, Brasile, Argentina. È stata una giornata tranquilla quella dei funerali di oggi? Sì, in base, diciamo di sì, perché ci avevano detto, insomma, che ci sarebbe stato un'affluenza molto alta, invece già a mezzogiorno hanno tolto l'ordine pubblico, per cui l'affluenza è stata tranquilla. La piazza si è riempita con la dovuta calma e è andata via con la dovuta calma, insomma. Quindi per voi non è stata una giornata diversa dalle altre? Normale, normale amministrazione.